Magic Fish is about a 13-year-old boy. Magic Fish è la storia di questo ragazzino di 13 anni che deve navigare, insomma, queste barriere linguistiche e personali per fare coming out. Ed è anche la storia dei suoi genitori che cercano di stargli vicino e di accompagnarlo in questo percorso senza sapere come fare, poi in un certo senso. The Magic Fish was sold as a book for... Inizialmente questo libro è stato pensato per ragazzi, ma vorrei che fosse letto dai genitori e vorrei che capissero tutti i genitori specialmente, che spesso le cose cambiano e che è necessario trovare poi anche un linguaggio per esprimere questo cambiamento. È stata un'esperienza per me molto importante, questa serie ho dato molto, è una serie alla quale tengo molto. Lavorare con i due sceneggiatori, Katia ed Emanuele, è stata un'esperienza, è tuttora un'esperienza perché la serie è ancora in corso, magnifica, c'è uno scambio, si impara tanto, almeno io imparo davvero tanto da loro, quindi non posso che essere contento. Misfit ha sempre raccontato il mistero, no? Il mistero nel giallo, nel thriller, nel noir, ma c'è anche la fantascienza è un genere letterario importante, nella fantascienza il mistero, a volte anche il giallo e il thriller ci sono stati e sono importanti. La fantascienza ha raccontato quello che sta succedendo oggi, dalla pandemia, alle guerre, alla desertificazione, alla sovrappopolazione, le stiamo vedendo una per una tutte. Quindi il bello è poter capire che attraverso un genere letterario si può cercare di capire quello che l'umanità dovrà affrontare e magari anche capire come affrontarle, come superare i problemi. Però leggiamo più fantascienza così capiamo come risolvere i problemi d'oggi. Io sono un po' l'ultima arrivata, no? Perché ho vinto il premio Urania di quest'anno, però ci tengo a sottolineare magari come c'è tutto un filone della fantascienza che oltre al mistero è proprio dei detective story, come se fossero dei gialli, e quindi è molto molto vicino anche per le tematiche. Io non sono tra quelle autrici capaci di sviluppare in particolare i temi femminili, li tratto ma non sono, io scrivo proprio fantascienza o scrivo spy story o scrivo cose di questo genere, però chiaramente magari abbiamo un occhio, una sensibilità diversa nel raccontare le storie e quello comunque resta. Mondo 9, un mondo particolare. Noi come fantascientisti giochiamo in trasferta in una città come cattolica, che è la città culto del mistero e città culto del giallo, però siamo sempre in trasferta perché noi lavoriamo con un altro tempo, con altre dimensioni, con altri pianeti, con temi molto diversi che hanno in comune col giallo il mistero, molte volte il senso del meraviglioso anche. L'immagine deve sempre tener conto che dietro c'è un libro, c'è un autore, però deve avere qualcosa che incuriosisce un lettore, deve trascinare all'interno, no? Io stesso da piccolo, quando vedevo sulle bancarelle gli Urania, ero attirato dalle copertine, poi in realtà magari il libro non lo leggevo perché ero troppo piccolo oppure perché lo lasciavo a metà, era complicato, però le immagini che al tempo erano di Karel Toll, che è stato forse il più grande tra gli illustratori di Urania, mi facevano entrare. Ecco, io voglio riproporre la stessa cosa, sono 22 anni che le faccio ogni mese e ogni volta è bellissimo poterne fare un altro.